Nelle immagini l'inaugurazione dell'Even 3 Sporting Club. Siamo in via Don Primo Mazzolari, zona Prenestina, Ponte di Nona. Per tutte le informazioni www.eventsportingclub.it. Dopo l'Even 1 in zona Anagnina, l'Even 2 in zona Torraccia, nasce l'Even 3 Sporting Club, Prenestina, Ponte di Nona. Un impianto come quello dell'Even 3. Che cosa rappresenta per la popolazione? Beh, rappresenta, come si suol dire a Roma, una svolta, uscire dalla solita logica che le periferie sono abbandonate. Grazie all'edificazione di questa struttura si dimostra che se c'è qualcosa di buono la gente lo recepisce. Io sono particolarmente contento. Spero di essere uno dei fruitori di questo centro. Sono tesserato nell'altro, non ci ho avuto mai tempo. Speriamo di qui almeno nel mio territorio di venirci. Ma a parte le battute, sono contento di queste iniziative belle, perché io sono convinto che il bello aiuterà anche a vivere meglio. Beh, questo è l'Even 3, come avete visto, è un altro impianto molto molto importante, con caratteristiche uguali all'1 e al 2, sia come metratura ma anche come tecnologia all'interno. Ci auguriamo di ospitare il massimo della gente di Ponte di Nona e ringrazio della presenza qui il presidente e gli faccio gli auguri anche per la vittoria delle ultime elezioni, che è importante, insomma. I giovani, i meno giovani, direi un po' tutti, usufruiranno di questo impianto. Sicuramente sì, perché avendo visto l'Even 1 che è pienissimo, io sono convinto, vedendo anche la gente qui fuori, che avrà lo stesso successo. Poi Ponte di Nona è particolare perché ha una popolazione molto giovane, sono tutte giovani coppie, quindi sono molto i bambini. Poi, grazie all'asilo che ci è stato dato sempre da Massimiliano Ricci, credo che risolveremo anche tanti altri problemi che affliggono questo territorio da molti anni. Credo che sia la strada giusta, anzi, ne sono convinto. In considerazione delle classi sociali che abitano qui, io li ringrazio particolarmente perché, a fronte delle stesse strutture, quindi la stessa qualità, ci offrono un servizio a prezzi diversi. Quindi io un ringraziamento ufficiale lo voglio fare come primo cittadino di questo territorio, perché laddove c'è attenzione è giusto ringraziare gli imprenditori, che a volte vengono considerati solamente come dei speculatori. Questo mi sembra un caso sociale molto importante. Sono parole importanti, Massimiliano, che gratificano una vita dedicata allo sport. Una vita dedicata allo sport, ormai appena 20 anni che facciamo questo mestiere. Ringrazio il presidente e aggiungo un'altra cosa: Ponte di Nona è una zona in forte sviluppo, molto ben amministrata e gestita dall'amministrazione attuale. E quindi questo fa sì che anche le strutture che aprono come noi siano più avvantaggiate, no? Perché la gente comunque frequenta più volentieri determinate situazioni, invece magari di uscire dal quartiere, dalla zona, preferisce stare qui. E quindi, ripeto, speriamo di riempire questa struttura e di far sì che tutti i cittadini siano contenti anche di frequentarla. Presidente, lei come ci descrive l'ottavo municipio, brevemente? Sicuramente il più bello di Roma, non è una battuta, è un municipio che è ricco di storia, appartiene all'agro romano, un municipio caratterizzato dalle torri, un municipio che è sotto i castelli romani, a nostro avviso anche un municipio ricco, perché è un municipio di sviluppo, non a caso la maggior parte dell'edilizia, delle cubature avvengono in questo territorio. Quindi, come diceva Massimiliano prima, credo sia un'altra fase. Evviva le case laddove servono, ma soprattutto le infrastrutture. Quindi stiamo dotando questo territorio di infrastrutture che a nostro avviso sono mancate per molti anni. Quindi Massimo ha detto una cosa molto importante: cercare di far rimanere la gente qui. Io ho coniato una mia battuta, magari l'ho anche copiata, credo anche di sì, quando la gente dice vada a Roma, cioè Roma è anche questa. Siamo qui all'Even 3, Even 1 e Even 2. Lei li conosce l'Even 1 e l'Even 2? Certo, come faccio a non conoscere? È un piacere salutare Moreno Alonzi, un amico di Massimiliano Sì, Ricci. un amico di famiglia di Massimiliano, conosco tutta la storia di Massimiliano. Oltre ad essere una grande persona, è un grande sportivo, quindi lui ha la passione dello sport, come ben vedete. Certo, lei presiede una squadra di Serie B, siamo nel Sì. calcio, una cosa ovviamente molto impegnativa, molto importante, ma rappresenta un paesino, Lucocanestro in Abruzzo, che è il più piccolo Paese della Serie D. della Serie D. Sì, Quindi lei no, è un record anche sì. questo, eh? Non in classifica, però insomma, come paesino sì. Sì,
Ce la descrive questa squadra brevemente? A questa squadra noi abbiamo rilevato il titolo dell'Avezzano Calcio e da lì abbiamo cominciato a fare un percorso, diciamo, di gestione del girone F della Serie D. È una squadra un pochino a gestione familiare, però stiamo cercando di fare un buon campionato senza grosse ambizioni, ma non ci possiamo lamentare quest'anno. Un grande in bocca al lupo. Torniamo all'Event 3. Sì. Che impressione ha? Ma io, conoscendo Massimiliano da un po' di tempo, conoscendo le sue ambizioni e come è andato a Event 1 e Event 2, sicuramente andrà bene anche all'Event 3. Io auguro un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo a Massimiliano per quello che sta facendo, anche perché se lo merita come amico e come imprenditore. Speriamo di conoscere presto la sua squadra. Certamente. Presidente, se diciamo, la sua simpatia ci ha colpito oggi. Grazie. Ho visto che con molta attenzione sta seguendo questa giornata inaugurale. Sono uno sportivo anch'io, quindi cerco di seguirlo. Queste macchine farebbero molto comodo alla sua squadra. Beh, sicuramente per la preparazione sì. Si parte. Sì, si parte finalmente, ci siamo riusciti anche stavolta. È una, come al solito, una grande emozione e una grande soddisfazione comunque di essere riusciti per la terza volta a realizzare un'altra bellissima struttura con servizi come al solito innovativi, di qualità e, diciamo, di un grosso prestigio. Ci troviamo a Ponte di Nona, via Don Primo Mazzolari. Esatto, in questo ottavo municipio. Ottavo municipio, questa zona sta in grande espansione, ci sono costruzioni di nuova realizzazione e costruzioni già esistenti. Un quartiere in fortissima espansione demografica. E sia come nascite sia come persone che vengono ad abitare qui, quindi pensiamo possa essere un buon bacino d'utenza e pensiamo di poter offrire un servizio, diciamo, adeguato alle esigenze crescenti di questa, della popolazione locale e soprattutto di poter offrire un servizio di qualità alle crescenti e sempre maggiori esigenze del pubblico e della popolazione locale. Che oggi è qui all'interno della struttura, immagini ovviamente di un pubblico numerosissimo. www.eventsportingclub.it. Il centro benessere è di altissimo livello. Di altissimo livello, sì, sono stati curati dettagli non soltanto strutturali ma anche, ecco, dal punto di vista dei materiali. La superficie è molto molto elevata e devo dire questa giornata inaugurale ci ha soddisfatto parecchio, perché comunque il ritorno di pubblico è molto importante. Stiamo ricevendo gruppi di persone in continuazione da oggi pomeriggio dalle 17, quindi stiamo veramente, veramente soddisfatti e molto onorati del ritorno che il pubblico locale ci sta dando, insomma. Non solo le scuole di nuoto, ma abbiamo visto anche ampi spazi all'esterno. Ampi spazi all'esterno, sia intorno al centro, all'interno del quale, all'interno dell'area dove è poi inserito il centro sportivo, abbiamo anche un'altra struttura adiacente che sarà un asilo. Una struttura invece dall'altra parte del centro sportivo che sarà un ristorante e poi abbiamo un'altra struttura dall'altra parte della strada dedicata agli impianti di calcio 5 e calcio 8 con segreteria e spogliatoi dedicati, e tutti quanti spogliatoi sono poi separati per attività, quindi la parte fitness uomini e donne, la parte piscina uomini e donne e la parte piscina bambini e bambine. Per il momento è tutto, noi vediamo ovviamente queste immagini e vi terremo aggiornati delle attività che vengono organizzate. E un saluto ovviamente a tutto lo staff dell'Event 1, Event 2 ed Event 3.